penso che con un murales, per quanto esso bello sia, per quanto l'iniziativa sia lodevole, che sia questo che possa riqualificare un ambiente come questo nostro. Qui a San Marone, che San Marone è il quartiere più grande di Civitanova, ripeto, il quartiere più grande di Civitanova, è proprio abbandonato totalmente. Penso che sia una cosa molto originale e interessante, non me l'aspettavo come cosa in questo quartiere. L'iniziativa per me è una cosa importantissima, perché Civitanova ha bisogno di queste iniziative culturali e ha bisogno di aiutare gli giovani a stare insieme. Secondo me il concetto della street art è questo, cioè della serie oggi non c'è niente e io vivo normalmente la mia vita. Poi a un certo punto nella mia vita qualcosa cambia, magari un muro che ieri era bianco. Adesso magari mi suscita un'emozione, un qualcosa, oppure un ricordo magari di una persona, un personaggio del luogo che magari ha caratterizzato. La street art in questo caso deve essere una piccola scintilla, cioè della serie. Lo abbellisco per poi portare gente, per pulire la zona, per cercare. Quindi è l'amministrazione comunale e le persone stesse che abitano che devono utilizzare quest'opera per riabbellirsi. L'opera in sé lo fa, però deve essere tutto intorno che si deve muovere come l'opera.